Siamo qui con il padrone di casa e ti vediamo bello preso, quindi cerchiamo di essere molto sintetici. Innanzitutto la soddisfazione per questo evento. Sì, buongiorno, io ho organizzato questo evento, che mio padre ci teneva molto ad organizzare questo evento. Abbiamo la presenza delle Fiamme Azzurre, una delegazione del Centro Sportivo Carabinieri e una decina di società che ci hanno onorato. Ovviamente noi già siamo stati, diciamo, membri organizzatori di stage internazionali con numeri di 500-600 atleti che giungevano tutta Italia. Abbiamo organizzato i corsi di aggiornamento di insegnanti tecnici negli anni precedenti, poi la pandemia ci ha bloccato, ma comunque adesso con la ripresa abbiamo ripreso tutte le nostre attività, grandi collegiali, coinvolgiamo il Lazio e la Campania. Purtroppo oggi non mi aspettavo questa presenza così numerosa di tanti atleti. E sono molto contento, siamo una società che collaboriamo con il maestro Maddaloni già da un quadriennio e quindi questo non fa altro che migliorare e crescere, e infatti il nostro detto è uniti si vince, tutto qui. E oggi abbiamo la presenza dell'atleta Terranova Rosaria, dell'atleta Terranova Michela, del Centro Sportivo Carabinieri, del tecnico Faraldo, dell'atleta delle Fiamme Azzurre Faraldo Davide e poi numerosi atleti medagliati, Coppa Italia, European Cup, campionati assoluti e quant'altro. Infatti per chiudere abbiamo avuto l'opportunità anche di parlare con Salamura, insomma uno degli ultimi prodotti del vostro vivaio, se lo vogliamo chiamare così. E quindi la domanda è proprio questa, cioè la palestra Menchella come fucina vera e propria di giovani talenti che poi andano a rimpolpare, si spera ovviamente, il movimento nazionale ad arricchire magari i vari medaglieri. Sì, questo è l'obiettivo che noi ci poniamo. Un atleta arrivata qui da noi che aveva 5 anni, adesso è una 17enne, diciamo che ha fatto medaglia d'argento agli italiani e cerchiamo di puntare sempre più in alto, avendo alle spalle una famiglia molto intellettuale che è riuscita a capire l'obiettivo e a collaborare con noi, quindi noi ce la metteremo tutta per poter portarla il più alto possibile. Siamo qui con il sindaco di Castelforte, sappiamo che deve scappare, quindi le chiediamo giusto un saluto veloce e la soddisfazione, l'abbiamo sentita poco fa, di avere una palestra così importante nel proprio territorio. Ma veramente questa palestra io l'ho vista nascere perché sono stato ragazzo e venivo a scrutare dalle finestre quando facevano gli allenamenti. Peccato che non è uno sport che mi piace, però sono orgoglioso di avere come amministrazione una palestra che forma dei giovani, l'ho detto prima, e dà un modo di vita e un modo di crescere nella serenità e nella legalità soprattutto. E per chiudere quindi un augurio a questi giovani e magari a tutti i giovani che ci potranno sentire, che vogliono intraprendere un percorso sportivo. Qualsiasi sport fa crescere, riesce a mettere in atto le prerogative e le aspettative di ogni giovane. Questa è quella che a noi ci fa onore, ma qualsiasi attività sportiva può aiutare a crescere i giovani. Un evento molto importante quest'oggi, innanzitutto qual è il piacere di vedere, li ho contati, sono quasi una trentina di ragazzi pronti per una grande giornata di judo. Allora, è importante questa, diciamo, riunione che ha organizzato Menchella Giovanni, dove hanno aderito molte società importanti della Campania e del Lazio. È una ottima iniziativa con grandi maestri e con grandi atleti. Questo è un onore per, diciamo, la città di Castelforte, che questa società di Menchella è riuscita a livello in pochi anni a portare degli atleti a livello nazionale e conquistare medaglie importanti. Quindi questa è un'occasione anche per imparare magari da, cioè io ho qui un elenco di personalità che hanno vinto medaglie tra giochi nazionali, internazionali, olimpionici, mondiali, europei, insomma c'è un po' di tutto, la possibilità per questi ragazzi di imparare moltissimo con l'esperienza, che a volte è la cosa migliore da fare. Certo, ci sono tanti maestri di livello, di alto livello, che hanno fatto anche le Olimpiadi, sono responsabili anche di centri sportivi militari, quindi sicuramente daranno qualcosa in più a questi giovani ragazzi. Si sta cercando di rimettere il judo in generale, arti marziali in Italia, di nuovo in pista.
Allora, diciamo che abbiamo avuto un forte crescita degli atleti dopo il Covid, che era, diciamo, le società erano chiuse, quindi ma abbiamo avuto una grande risposta perché la federazione non ha smesso l'attività, diciamo, a livello sia regionale che nazionale, quindi gli atleti agonisti hanno avuto sempre la possibilità di partecipare a tornei, quindi essere attivi, e appena si sono riaperte le strutture si sono riaffollate di atleti, diciamo, e quindi è andato tutto abbastanza bene. Eccoci qui con un prodigio del giro italiano, Michela Terranova, in sede di presentazione, insomma, di questo evento. Quando io e la persona dietro alla camera ne abbiamo parlato, mi ha mandato un elenco infinito del tuo palmarès, quindi diciamo nella categoria 52 kg, numero uno del ranking mondiale per 2 anni di fila, insomma, tra tutti questi risultati qual è quello che ti porti più stretto? Credo il terzo posto all'europeo, perché è stata un'emozione unica, perché abbiamo passato un periodo molto difficile in famiglia e quindi quella medaglia l'ho dedicata a mia mamma. Centro Sportivo Carabinieri, cosa ti sta dando in più quella marcia che ti serviva per raggiungere questi risultati? Sono entrata il 21 dicembre, quindi devo ancora assestarmi nell'ambiente, però credo, sono molto fiduciosa nei lavori che mi stanno facendo fare, quindi abbiamo una prospettiva molto alta. Sicuramente quest'anno faremo il percorso junior, poi credo in una qualificazione olimpica. Io tra l'altro mi sono segnato anche una cosa, nel senso che tu sei stata determinante anche da un punto di vista dell'affermazione del movimento del judo, in particolare da dove vieni, cioè da Ischia. Ricordo un po' di querelle che è venuta dopo un tuo appello sui social, che ha portato effettivamente poi alla costruzione di un impianto finalmente nella tua isola. Stai vedendo il movimento del judo cambiare nel corso degli anni rispetto a qualche anno fa, oppure se ci vuoi raccontare qualcosa in generale di come è andata questa vicenda? Sicuramente il judo si sta evolvendo, quindi tra il regolamento che è cambiato e tante altre cose, però si va avanti così. E, ultima domanda, anche perché diciamo che qua abbiamo tanti giovani, tu sei giovanissima, insomma, voi potreste essere le persone che ispirano i prossimi ragazzi a iniziare questa fantastica disciplina. Ti chiedo se c'è stato un momento, qual è stato, e se c'è stata una persona, qual è stata, che ti ha fatto decidere, ah, bello, lo voglio fare. In pratica mio padre è nato in questa palestra, quindi c'è sempre stato quel discorso che si apriva a casa e lui diceva dai proviamo, apriamo una palestra vicino a mamma, e da lì lui aprì la palestra a Ischia e iniziai piano piano a fare judo, avevo 6 anni, ho iniziato a fare le gare, vedevo che mi piaceva sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a quando non ho vinto il primo titolo italiano e dico cavolo, allora si può fare. E lo ringrazio tanto. Poi in ultimo ringrazio il Centro Sportivo dei Carabinieri, il comandante Luigi Guido e i tecnici Giovanni Carollo e Matteo Marconcini. Eccoci con Francesco Aiello della Palestra Maddaloni, e oggi anche tu presente a questo evento particolarmente importante. Ti chiedo allora, proprio per cominciare, qual è secondo te l'importanza principale di eventi come quelli di oggi, che riuniscono tante palestre diverse e tanti giovani? Assolutamente la crescita dei ragazzi a livello sì di sociale, amicizia eccetera, ma anche judoistico. Siamo molto contenti di essere qui perché abbiamo un connubio tra la Stack Club e il judo Menchella. Ci vediamo quasi tutte le settimane, così in modo da far crescere veramente il livello dell'agonismo proprio in generale, sì campano che quello che sia della società stessa. Noi ricordiamo la protesta avvenuta, dove ha fatto parte un movimento, un po' di protesta, nel periodo in cui il Covid purtroppo ha portato alla chiusura di tanti impianti. Avete fatto sentire molto forte la vostra voce, denunciando proprio anche l'importanza in sé per sé di avere un luogo di aggregazione prima ancora che un luogo dove praticare la propria disciplina. Ti chiedo come vedi la situazione adesso che ci siamo lasciati, si spera ovviamente, questo enorme problema alle spalle. Io penso che ad oggi ci sia una ripresa. Oggi forse veramente sta crescendo di nuovo il numero che abbiamo perso
2, 3, 4 anni fa praticamente. Piano piano cerchiamo di far salire sempre di più l'importanza dell'unione, ma anche del judo comunque. Siamo con il maestro Giovanni Alessio, classe 1983, io ho una serie di risultati qui da accreditarti per chi magari ha poca familiarità con questo sport, ha deciso di seguire la nostra trasmissione. Bronzo alla Coppa del Mondo nel 2007, 5 volte bronzo agli italiani assoluti tra il 2003 e il 2009, resto tecnico anche dell'Accademia Giovani Talenti, quindi ti chiedo innanzitutto per quello che riguarda i giovani talenti, quanti ne vedi, quanti ce ne sono di giovani talenti? Innanzitutto buongiorno e grazie mille per lo spazio che avete dedicato a questa giornata e a noi personalmente. L'Accademia Giovani Talenti è una realtà che nasce nel comune di Lusciano in provincia di Caserta e si lavora sul centro dell'Agro Aversano e dove si annoverano un centinaio di unità tra bambini e agonisti che si dedicano a questa disciplina. Sappiamo tra le altre cose che la Campania è essere un serbatoio infinito non solo per il judo ma in generale per tanti sport di combattimento e ti chiedo come vedi il movimento proprio regionale in Campania e quanto sono utili eventi come questi che si poi tendono a rappresentare un po' un trade union tra Lazio e la Campania e in generale un po' tutte le regioni. Partendo dalla Campania, penso che post-Covid ci sia veramente una grossa ripresa dal punto di vista di numeri nelle associazioni sportive e penso che questi eventi come avvengono nel judo attraverso collaborazioni tra amici e tra società amiche facciano solo del bene allo sport ed è un modo per incentivare i ragazzi ad avvicinarsi sempre di più a delle discipline sportive che gli possono solo portare dei benefici dal punto di vista fisico, mentale e nella vita in generale. Eccoci qua, siamo con Sara Mura, vice campionessa italiana della categoria cadetti. Abbiamo saputo che avete avuto anche la visita dal sindaco qualche giorno fa. Quindi innanzitutto grazie di essere con noi e cosa significano questi risultati arrivati in questi ultimi tempi? Questi risultati sono solo l'inizio, sperando di continuare per questa strada e migliorare sempre di più. Come tu chiaramente rappresenti anche la palestra Menchilla, questa palestra che comunque vediamo appese alle pareti tante immagini di tanti judoka che hanno portato lustro non solo alla palestra ma proprio alla nazione. Dico, sentite la responsabilità di avere dei precedenti importanti oppure questo serve da stimolo per migliorare ogni giorno? Questo secondo me è uno stimolo, è un inizio appunto come ho detto prima, perché non ci dobbiamo mai arrendere, dobbiamo continuare su questa strada. E allora quali sono i tuoi obiettivi se te li posso chiedere? Vabbè, arrivare alle Olimpiadi tra qualche anno non sarebbe male, ma iniziamo piano piano con questo prossimo italiano che ci sarà e poi si va avanti.